buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Reiterato comportamento omofobo. Per questo condannati i ministeri della difesa e dei trasporti a versare 100.000 euro a titolo di risarcimento danni a Danilo Giuffrida, a cui nel 2001 fu sospesa la patente dopo che alla visita di leva rivelò di essere omosessuale. Sentiamo il servizio di Sara Rinaudo. La seconda sconcertante storia è una di quelle per cui vergognarsi. Giustizia è fatta per il catanese Danilo Giuffrida. Adesso lo Stato dovrà risarcirlo per 100.000 euro. Era il 2001 quando così il TG5 lanciava il servizio sulla sua storia di discriminazione sessuale, sconcertante già allora. Dichiaratosi omosessuale alla visita per il servizio militare, si era ritrovato appiedato per 6 mesi. Ebbene sì, gli era stata sospesa la patente, come se l'identità sessuale pregiudicasse l'idoneità psicofisica alla guida. Dopo quasi 17 anni la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza depositata ieri, ha dato ragione al giudice monocratico di Catania, Cannata Baretta della Floresta, che nel 2008 condannò i ministeri dei trasporti e della difesa al risarcimento di 100.000 euro. Peccato che in secondo grado erano diventati 20.000. A seguire il caso, sottoposto alla Corte Suprema, lo studio del penalista Giuseppe Lipera. Come ha commentato la sentenza? Ma era contento, certo, quando accadde tutta questa storia lo scoramento è stato assoluto, perché vedersi rifiutare la patente, poi con la dicitura disturbi dell'identità sessuale, fu lui stesso a dire: io sono un gay. Lo Stato dovrà pagare con gli interessi, spese processuali e legali, il danno morale subito dal giovane omosessuale proprio dalla pubblica amministrazione. Una sentenza esemplare, quella dei giudici palermitani, la vittoria di Danilo e dei suoi difensori contro l'omofobia, non è personale ma sociale. Cosa vuol dire questa sentenza della Corte d'Appello di Palermo? Io penso che grazie a questa storia qua non si è più ripetuto un caso simile, quindi sono di quelle pietre miliari che spostano certamente, fanno anche cultura. Certo, i tempi sono cambiati anche da un punto di vista sociologico, ma voglio dire, la storia risale a un'epoca forse che ancora non c'era questa modernità di vedute. Una giovane donna catanese ha postato un messaggio su Instagram e poi si è imbottita di psicofarmaci, ma grazie all'appello che ha fatto sul social network e che ha segnalato una conoscente che abita in Molise alle forze di polizia, è stata salvata. Sentiamo. Se non fosse stato per quel messaggio affidato ai social network, a quest'ora una giovane donna catanese si sarebbe uccisa. 2 giorni fa la segnalazione alla polizia di Campobasso in Molise, dove abita una conoscente della donna che voleva togliersi la vita. Alle forze dell'ordine la richiesta di aiuto. La mia amica ha postato un messaggio su Instagram e temo che voglia compiere un gesto inconsulto. Subito scattato l'allarme nelle sale operative di Campobasso e di Catania, controlli incrociati in pochissimi minuti per cercare di capire dove fosse la donna e soprattutto se stesse davvero in pericolo. Poche le informazioni a loro disposizione, ma utili a rintracciarla, così dal capoluogo etneo sono partite le volanti a sirene spiegate verso la sua abitazione. La donna è stata trovata agonizzante, le sue condizioni gravissime, aveva assunto un cocktail di psicofarmaci che avrebbe potuto essere letale se solo l'arrivo dei poliziotti fosse slittato di qualche minuto. Soccorsa e trasferita in ospedale, la notizia che la donna era fuori pericolo di vita. Si tratta di uno dei casi in cui i social rappresentano un valido supporto in situazioni di emergenza estrema come questa. Sebbene le insidie del web, anche attraverso l'utilizzo di reti come Facebook, Instagram, Twitter, possono essere sempre dietro l'angolo, stavolta in bacheca quello che poteva essere l'ultimo appello si è rivelato un'ancora di salvezza. E torniamo a parlare dell'omicidio avvenuto ieri sera a Lentini. Si indaga a 360 gradi per scoprire qualcosa di più della vita del carabiniere di 59 anni freddato in pieno centro. L'omicidio di Luigi Venezia, il carabiniere in pensione di 59 anni, ammazzato ieri all'ora di pranzo con un colpo di pistola alla testa nelle campagne tra Lentini e Carlentini nel Siracusano, pone diversi interrogativi sulle reali cause dell'agguato mortale. Venezia, investigatore noto per aver arrestato mafiosi del calibro di Aldo Ercolano e Giuseppe Pulvirenti, un malpassoto, nome di peso della malavita etnea, vantava un curriculum di tutto rispetto. La vittima conosceva il suo lavoro e non si piegava di fronte alla tracotanza criminale che spadroneggiava a Catania
Catania tra gli anni 80 e 90. Nel 1992, mentre transitava con la sua auto su Viale Cristoforo Colomba del Cereale, venne affiancato da una coppia di killer del clan Laudani che gli esplosero contro alcuni colpi di lupara caricata a pallettoni. Ferito, il militare estrasse l'arma di ordinanza e rispose al fuoco mettendo in fuga i sicari. Uno stato di servizio impeccabile, riconoscimenti conquistati sul campo nella speciale squadra dei lupi a Catania, dove si è distinto per le operazioni di contrasto al malaffare. Da pensionato pare che continuasse a girare armato e, da quanto si è appreso da fonti investigative, sembra che recentemente avesse avuto qualche diverbio con un esponente dei Laudani residente come lui a San Giovanni la Punta, nel catanese. Incontrata a Sabuci, stradina di campagna frequentata da prostitute cui si riferiscono le immagini, Venezia era a bordo della sua jeep in compagnia di una donna, testimone oculare della sparatoria mortale, la quale ha raccontato agli investigatori che indagano sul caso di un tentativo di rapina da parte di due uomini incappucciati e armati che avrebbe scatenato la reazione dell'ex carabiniere freddato senza pietà dagli assassini al minimo accenno di reazione. La versione è fornita dall'accompagnatrice al vaglio degli ex colleghi della vittima che stanno scavando sul recente passato del 59enne alla ricerca di informazioni e chiarimento del grave episodio di sangue. Forse si è trattato davvero di un tentativo di rapina sfociato in tragedia, ma non si può escludere l'ipotesi di un comando spedito sul posto per chiudere definitivamente i conti con l'ex carabiniere. Due giorni fa, dopo un delicato intervento nell'ospedale Garibaldi di Nesima di Catania, un paziente che doveva essere trasferito in reparto è rimasto bloccato per oltre due ore con due infermieri nell'ascensore utilizzato esclusivamente dai sanitari per i trasferimenti dalla sala operatoria, e per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Vogliamo vederci chiaro e capire se si è trattato di un episodio isolato, se si sono verificati casi analoghi in passato e dunque se sussiste un problema di sicurezza nella struttura ospedaliera. Lo dice la deputata del Movimento 5 Stelle José Marano, che annuncia un sopralluogo nel nosocomio etneo e ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere al presidente della regione siciliana Nello Musumeci e all'assessore alla sanità Ruggero Razza di verificare lo stato di efficienza e funzionamento di ascensori e elevatori nell'azienda ospedaliera Garibaldi Nesima di Catania nel rispetto delle normative di riferimento. Parliamo adesso di proteste a Catania in agitazioni, i lavoratori della CIPE, si apre una vertenza nazionale. Sentiamo Mario Grasso. La paventata chiusura dello stabilimento produttivo della CIPI, storico marchio catanese di confezionamento e commercializzazione di gadget su scala nazionale, diventa un vero e proprio caso nazionale, nel senso che la vertenza, sino ad oggi incardinata su dinamiche locali, passa adesso nelle mani del MISE, ministero che dovrà mediare tra le esigenze dei dipendenti, una cinquantina, e le ragioni dell'azienda che vorrebbe estinguere il settore produttivo per dedicarsi solo al ramo commerciale con base a Milano. È stato il sindaco di Catania Enzo Bianco a comunicare questa mattina ai lavoratori abbarbicati sull'elefante di Piazza Duomo l'esito dei colloqui. Non si capisce perché, per quale ragione un'azienda di questo livello dovrebbe essere delocalizzata verso il nord del paese, dove il costo del lavoro tra l'altro è ancora più alto. Mi sono battuto con tutte le mie forze, insieme ai sindacati e ai lavoratori, ho parlato personalmente col Presidente del Consiglio, ho parlato personalmente col Ministro Calenda e adesso abbiamo ottenuto che la settimana prossima, quindi subito dopo le elezioni, ci sarà il tavolo nazionale aperto presso il MISE. Le organizzazioni sindacali CGL, CISL e UGL che avevano sollecitato l'amministrazione comunale prendono atto della novità senza però abbassare la guardia. Siamo rimasti tutti un po' sbagottiti perché è un'azienda che produceva, che fino a dicembre ha fatto dell'assunzione temporanea perché non riusciva a smaltire il lavoro, i primi di gennaio comunica l'intenzione di chiudere perché è in difficoltà economiche. Tutto questo non ha un senso, l'abbiamo detto già al tavolo di Confindustria due volte, abbiamo detto che non staremo a guardare che loro se ne vadano via perché non ci vediamo chiaro, e su questo stiamo cercando di capire effettivamente quello che sta succedendo, perché vorrei ricordare tutte che un'azienda, sì è vero, da 50 anni che è in Sicilia, ma è a Catania, ma soprattutto è un'azienda che negli ultimi decenni ha visto 5 cambi di proprietà. Non sappiamo cosa sia successo in questi 5 cambi di proprietà, in mezzo c'è 6 altre pagine gialle, tutto questo un po' ci insospettisce. Siamo qui, non molliamo e andremo fino in fondo per difendere sia il posto di lavoro che la tradizione di questa azienda, che è un'azienda che nasce per fare produzione e non per fare commercializzazione. Nel capoluogo etneo in agitazione anche i vigilantes di Sicurezza Italia. Ancora Mario Grasso.
Sicurezza Italia rischia il collasso. L'azienda di vigilanza, che ha in carico numerose commesse sia pubbliche che private, potrebbe gettare la spugna a seguito di alcune vicende strutturali culminate con il blocco dei conti corrente, mettendo così a repentaglio il futuro di 700 lavoratori che in tutta la Sicilia operano quotidianamente nel delicato settore della vigilanza privata. Questa mattina innanzi la prefettura di Catania si è tenuto un sit-in promosso dalla FISASCAT CISL e dalla Filcams CGL per tentare di dare uno slancio alla vertenza tra nuove commesse e subentri negli appalti. Ufficialmente già da ieri hanno disposto il provvedimento di revoca della licenza. È chiaro che ci ritroviamo con 700 lavoratori su base regionale e di conseguenza 200 su base territoriale, lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Ovviamente noi come organizzazioni siamo pronti a scendere e attivare qualsiasi azione di lotta per fare rispettare quelle che saranno le procedure di cambio appalto. Ovviamente chiediamo che chi subentra abbia la serietà e le dovute garanzie per poter assorbire il dovuto personale, chiaramente con i relativi servizi, cioè che non si facciano scherzetti, perché noi vigileremo e saremo attenti a evitare ulteriori perdite di posti di lavoro. Ad alcuni lavoratori, per durante lo stato di crisi dell'azienda, sarebbe stato già negato il rinnovo del porto d'armi con tutto quel che ne consegue per l'attività professionale dei vigilantes. Ripeto, una vertenza molto delicata che richiede la responsabilità di tutti i soggetti, dalle organizzazioni sindacali alla prefettura come organo di governo locale, che vigili sul rispetto innanzitutto delle norme di legalità e di trasparenza, ma credo che sia anche un monito per tutte le altre istituti di vigilanza, nello specifico nella provincia di Catania dove noi operiamo, dove da tempo stiamo registrando tante difficoltà rispetto a licenziamenti, demansionamenti sotto forma di ricatto, pena il licenziamento. Quindi noi chiediamo che da questa avvertenza si apra un tavolo di crisi che riguarda tutti gli istituti di vigilanza per cercare di condividere, di anche istituire un protocollo di legalità che funzioni nei successivi cambi appalto per tutti gli istituti di vigilanza che in provincia di Catania intendono svolgere questo servizio. Clausole blindate. Una notizia di cronaca, sempre a Catania, sovrintendente della Polizia di Stato libero dal servizio ha bloccato Joshua Osas, 27 anni, extracomunitario, che ieri sera ha seminato il panico in via Luigi Sturzo, impugnando un coltello e sferrando colpi alla vetrata della biglietteria Ast per entrarvi dentro. Gente terrorizzata in fuga, il poliziotto è così intervenuto, fermando e disarmando, dopo una colluttazione, l'uomo in evidente stato di agitazione. Già nel pomeriggio Osas aveva molestato con insistenza sia la clientela che gli operatori della biglietteria, i quali senza successo avevano provato ad allontanarlo. E adesso parliamo del mercato rionale di Picanello, chiuso dal 2012 e finalmente riconsegnato alla città. Riprende vita lo storico mercato ortofrutticolo di via Duca degli Abruzzi, nel cuore di Picanello a Catania. Oggi l'inaugurazione della struttura, dove già da lunedì scorso hanno ripreso a lavorare i tre operatori rimasti fedeli. Dal 2012 ad oggi hanno lavorato all'esterno dentro i cancelli, 6 anni difficili in attesa della riqualificazione infinita dell'area. Sono state le conseguenze? Le conseguenze sono stati danneggiamenti sui clienti, su tutto. Avete perso quanti clienti? Abbastanza, abbastanza. La struttura, uno spazio di circa 800 metri, è stata ripristinata e portata a nuovo con fondi comunali per 280.000 euro circa. 6 anni complessi, in mezzo un cambio di amministrazione, fallimenti e ricorsi, delle ditte e contenziosi. Assessore, la struttura viene inaugurata oggi, adesso ci sono dei passi da fare, un bando per poterla riempire? Certo, noi abbiamo voluto anticipare l'apertura del mercatino storico di Picanello per dare la possibilità anche agli operatori che da anni sono fuori di poter lavorare all'interno, quindi diciamo a riparo dalle varie intemperie climatiche. Sì, adesso parte il bando del pubblico, i posti sono 51, 40 di ortofrutta, 5 di alimentare, quindi salumi, formaggi e salumi, e 6 di pescivendoli. Una soddisfazione personale per il consigliere Daniele Bottino, che si è intestato la causa per il suo quartiere. Segnale forte per un quartiere come Picanello, regolarità e legalità. Ci mancherebbe, questa infatti è
quell'opportunità che le istituzioni danno a coloro che vogliono regolarizzarsi e con un minimo di suolo pubblico poter dare finalmente, diciamo, avere anche quella tranquillità e poter lavorare serenamente. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, coadiuvati dai carabinieri del nucleo cinofili di Nicolosi, ieri sera hanno setacciato le case abbandonate del centro storico paternese, in special modo nella zona del Castello Normanno. In uno di questi immobili, in via Paganini, grazie al fiuto del Labrador Ivan, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una busta in plastica contenente marijuana per 220 grammi, 18 involucri in cellofan contenenti marijuana, un bilancino elettronico di precisione, una punzonatrice, nonché vario materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. E negli ultimi 3 giorni a Catania sono stati effettuati attenti controlli nelle zone di Corso Sicilia, Viale Africa, Piazza della Repubblica e Piazza Giovanni XXIII. Obiettivo del servizio: gli invisibili uomini, in special modo stranieri, che vivono accampati. Sono state oltre 250 le persone identificate, 400 i veicoli controllati, 24 le violazioni al codice della strada sanzionate, 8 le persone denunciate per i reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti. E a Mister Bianco, un'agenzia abusiva di scommesse è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Catania, che ha denunciato il gestore. Il centro appunto aveva sede nella zona commerciale di Mister Bianco, dove sono stati sequestrati personal computer, monitor, hardware, denaro contante. Il gestore non solo era sprovvisto delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e sconosciuto al fisco perché privo di partite IVA, ma accettava giocate da banco su un allibratore estero illegale. Le scommesse venivano accettate non solo su eventi sportivi calcistici, ma anche su differenti settori quali le corse canine virtuali, nonché su paralleli sistemi similari al più noto gioco del 10 e l'8. Al titolare sono state comminate sanzioni per 25.000 euro. E adesso ci spostiamo ad Acireale, dove Lista del Popolo, il movimento fondato da Antonio Ingroia, ha fisso uno striscione di denuncia davanti al Palazzo del Comune per il terremoto giudiziario che si è scatenato e che vede ormai l'ex sindaco Roberto Barbagallo arrestato. Abbiamo intervistato il giornalista Giulietto Chiesa. Le recenti vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto il comune di Acireale hanno generato tra l'altro stamattina un'azione eclatante davanti l'ingresso del municipio acese, esposto uno striscione eloquente in riferimento alla proposta di legge La Torre Bis, che si prefigge di estendere le norme di legge per i reati contro la pubblica amministrazione. Questa iniziativa specifica è perché qui c'è una specie di fotografia di mezzo paese. Acireale in questa situazione diventa il simbolo negativo della corruzione. Quello che succede qui non è diverso da quello che succede a Roma. Ormai siamo in una situazione in cui democrazia non c'è più, c'è la corruzione. Il palazzo del potere del popolo diventa il luogo della riunione dei camorristi, dei truffatori, dei complotti contro il potere del popolo. Noi siamo qui come Lista del Popolo per la Costituzione perché vogliamo ripristinare il potere del popolo su questo paese, che è una meraviglia. Basta alzare gli occhi e guardarsi intorno. Noi siamo ricchi e siamo stati colpiti da una specie di sanguisuga che è la corruzione, che è la mafia, che ci succhia la ricchezza. Si tratta di forze che sono parassitarie. La ricchezza viene portata via alla gente da una forma di parassitismo che è arraffa arraffa, ciascuno per conto suo, che tra l'altro è il risultato anche della globalizzazione, dove domina il criterio principale del fatto che bisogna essere competitivi. E invece noi siamo tutti cittadini italiani e tutti sovrani di questo paese meraviglioso. È il momento in cui i cittadini di Acireale devono fare una riflessione anche su se stessi. Se attuiamo la Costituzione, tutto questo sarà tolto di mezzo. La Torre Bis dovrebbe essere applicata anche per loro. Bisogna sequestrare quello che è stato rubato ai cittadini di Acireale e dell'Italia. Questa è una cosa, una norma che dovrebbe diventare il criterio della nostra vita comune. Chi ruba deve pagare e deve pagare tutto, perché qui questa immensa ricchezza è stata tutta dilapidata. A
Acireale è in qualche misura il simbolo di una situazione che non funziona più, perché fino a ieri rubavano e sembrava che più o meno ce la facessero, adesso siamo sull'orlo della catastrofe e non si può più rubare. Molto semplice, la gente deve capire che se si continua a rubare finiremo tutti sul lastrico. A Giarre, sui ritardi per l'approvazione del bilancio, abbiamo sentito il vice sindaco che minimizza e spiega le sue ragioni. Sentiamo Francesco La Rosa. Polemiche a Giarre sul bilancio comunale 2017. Il vice sindaco Vitale però smorza la questione spiegandola nei dettagli. Allora, la giunta ha approvato a gennaio lo schema di bilancio che è stato inoltrato in consiglio per l'approvazione, perché la competenza chiaramente è consiliare. Il consiglio, ad un atto propedeutico al bilancio, cioè al triennale delle opere pubbliche, ha proposto degli emendamenti che sono stati valutati e verranno inseriti nel bilancio. Questo è tutto quello che c'è da dire sul bilancio di previsione 17-19. Siamo nei termini? Oddio, siamo nei termini? No. Per il 17-19 siamo fuori termine, assolutamente. Così come noi pensiamo, perché è l'ultimo bilancio da approvare di quelli in ritardo, saremo nei termini nel momento in cui il Consiglio andrà ad approvare il 17-19 e il consuntivo 2016 a cui stiamo lavorando. Quindi poi si andrà a regime, perché la scadenza del bilancio 18-20 è il 31 di marzo e successivamente abbiamo il consuntivo 2017. Questi sono gli unici atti, ma ripeto, per andare a regime noi dobbiamo approvare, il Consiglio deve approvare il bilancio 17-19 e il consuntivo 2016, ripeto, a cui l'amministrazione sta lavorando. È stata ventilata l'ipotesi di un problema di dissesto per il comune di Giarre. Beh, da anni che se ne parla, per ora il comune resiste. E adesso parliamo di sport, ci spostiamo ad Acireale per parlare in particolare di arti marziali. Alla Briz, ieri esami provinciali di Jiu-Jitsu. Il Jiu-Jitsu, la più antica arte marziale giapponese, vanta un vero esercito di appassionati in tutto il mondo. Uno sport per tutti, bambini, giovani e adulti. Ieri ad Acireale si è tenuta la sessione provinciale di questa antica disciplina. Protagonisti atleti di ogni età riuniti nella palestra Briz per competere nelle varie sessioni in programma. Fase propedeutica ai campionati di categoria che si svolgeranno al Palavolca nei prossimi 21 e 22 aprile. Attesi oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia. Lo sport come veicolo turistico ricettivo della città per due giorni, capitale nazionale del Jiu-Jitsu. Carlo Zilleri è il responsabile tecnico della Briz. Oggi ci siamo ritrovati qui per poter procedere al cambio cinture dei nostri ragazzini che fanno il nostro corso di Jiu-Jitsu. E quest'anno è un anno importante perché la Briz è riuscita a portare ad Acireale i campionati italiani, XEN, campionati nazionali organizzati dallo XEN per il Jiu-Jitsu, che si terranno al Palavolcan di Acireale il 21 e 22 aprile. Gerry Spina, responsabile tecnico Jiu-Jitsu della Briz e promotore acese del primo stage della nobile arte marziale giapponese, crede fortemente in questa disciplina che è anche uno sport formativo e allo stesso tempo educativo e per tutti. Ci ritroviamo oggi alla Briz Noto e Fitness perché sta andando in atto gli esami di cintura di grado Q, la sessione invernale per la provincia di Catania. Partono tutti quanti dagli atleti più piccolini di 5-6 anni, divisi in fasce di cintura e di età, poi si andrà piano piano con i più grandi fino agli adulti. Successivamente i ragazzi agonisti saranno impegnati il prossimo sabato 10 marzo per un campionato regionale a Messina e il 17-18 eseguiranno la Coppa Italia a Taranto, nonché la Briz si sta occupando dell'organizzazione del campionato nazionale dell'Oxen per il settore Jiu-Jitsu, che vedrà arrivare tantissimi praticanti di Jiu-Jitsu, sono previste circa 500 atleti. Adesso la pagina politica con lo speciale elezioni, in particolare oggi ospite di Filippo Romeo all'intervista Salvo Andò, presidente nazionale di Laboratorio Democratico. Sentiamo.
Bentrovati, nuovo appuntamento con l'intervista. Ospite quest'oggi in studio l'onorevole Salvo Andò, presidente nazionale di Laboratorio Democratico. Bentrovato, onorevole. Grazie. Un politico Buonasera. Di lungo corso, lei ha iniziato a fare politica agli inizi degli anni 70. Sì. Com'è cambiata la politica in questi anni? Beh, la politica che ho conosciuto da giovane era la politica dei partiti, la politica delle grandi passioni popolari. Era una politica che divideva perché dividevano le idee, la situazione del paese e le divisioni che c'erano nel paese rispecchiavano anche le divisioni che c'erano a livello internazionale. Era il paese della democrazia bloccata, era il paese in cui c'era un forte partito comunista che però non poteva governare, era il paese in cui tutti i giochi politici si imperniavano un po' su un partito Stato, qual era il partito della democrazia cristiana. Però era anche un paese che aveva una gran voglia di risorgere, una gran voglia di ricostruzione. La guerra aveva lasciato il paese distrutto moralmente e materialmente, quindi si trattava di costruire il paese nelle sue strutture fisiche anche, di riabilitare le istituzioni pubbliche a svolgere le proprie funzioni. E però c'era una fortissima sintonia tra il mondo dei partiti, il mondo delle istituzioni e l'opinione pubblica. Lei è stato consigliere comunale a Giarre inizialmente, poi a Catania e poi deputato per 4 legislature. Sì, sì. Tra gli incarichi più prestigiosi sicuramente è l'incarico di ministro della difesa nel primo governo Amato. Un periodo particolare in quel periodo, appunto, subito dopo le stragi di mafia. Beh, era un periodo particolare per tante ragioni. Si chiudeva in un certo senso un ciclo politico e istituzionale che era quello della Prima Repubblica. I partiti apparivano in affanno, era chiaro che qualcosa doveva cambiare anche nel sistema delle alleanze, ma era soprattutto chiaro che bisognava cambiare le regole, che bisognava rinnovare il sistema istituzionale. Ed in quella fase si sono verificati ritardi, si sono avute delle rinunce che poi hanno pesato negativamente sulla tenuta della cosiddetta Prima Repubblica e hanno aperto la strada alla Seconda, che è una Repubblica per certi aspetti mai nata. E poi abbiamo avuto una situazione drammatica per quanto riguarda l'ordine pubblico. Abbiamo avuto una guerra di mafia che ha toccato i vertici del sistema istituzionale, servitori dello Stato che avevano grande prestigio sono state uccise le scorte che ne proteggevano la vita. Tutto sommato però in quella fase si è avuta una risposta che ha unito il paese, cioè sia contro il terrorismo che contro la mafia lo Stato ha vinto senza ricorrere a leggi eccezionali, senza stravolgere l'impianto costituzionale, senza opporre alla criminalità organizzata e prima al terrorismo uno Stato criminale o uno Stato terrorista. Tutto sommato in quel momento difficile però abbiamo avuto modo di constatare che le radici democratiche del paese erano ormai profonde e che nessuna forza eversiva poteva in un certo senso determinare un cortocircuito istituzionale. Andò, lei fu ministro della difesa dal giugno del 92 all'aprile del 93, sì. Quindi subito dopo gli attentati a Falcone e Borsellino. Sì, sì. Voi fronteggiaste quel fenomeno con un'operazione, i Vesperi Siciliani, che lasciarono il segno anche tra l'opinione pubblica. Beh, è stata un'operazione difficile, un'operazione rischiosa, ma è stata un'operazione che ha costituito un buon precedente. Non è privo di significato il fatto che alcuni paesi, uno per tutti l'Irlanda, abbia in un certo senso recepito quel modello di saturazione degli spazi pubblici per controllare i movimenti di forze eversive, che i Vespri Siciliani sono stati in un certo senso studiati non solo con riferimento al modello organizzativo ma anche ai risultati prodotti. In quell'occasione devo dire che i soldati che garantivano l'ordine pubblico hanno avuto un gran sostegno da parte delle popolazioni. Non era facile fare quell'operazione, così come non era facile mandarli in Sardegna, è avvenuto un mese prima, per l'operazione Forza Parsi in occasione del rapimento del piccolo Farouk. Si temeva una militarizzazione del paese,
c'era anche qualche opposizione di tipo strumentale da parte di alcuni ambienti, come dire, dell'antimafia politica militante, i quali temevano che misure così drastiche in un certo senso potessero spiazzarli. Quell'operazione ha dimostrato che le forze di governo non erano indecise, non erano riluttanti, volevano usare le maniere forti e le hanno usate con grande risultato. Non ci sono state vittime. Devo dire che il risultato delle operazioni nei territori in cui hanno operato i militari sono stati eccellenti. Abbiamo dimostrato che l'esercito è in grado di fare delle operazioni che le forze di polizia non potevano fare per il tipo di professionalità che esprimono, quali quella di cinturare interi centri abitati, ma anche grandi città, come Siracusa per la cattura dei latitanti. E, insomma, quell'operazione ha determinato un mutamento di tendenza con riferimento all'andamento della lotta contro la mafia. E non è privo di significato il fatto che tutte le volte in cui ci troviamo di fronte a grandi emergenze, non c'è più una criminalità organizzata che possa contendere allo Stato il controllo del territorio, ma tutte le volte in cui ci troviamo di fronte a una grande emergenza criminale si citano i Vespri siciliani e si invoca l'intervento dell'esercito. Andò, siamo alla fine, cosa vede nel suo futuro? Ma nel mio futuro vedo, come dire, la possibilità ancora per qualche anno di fare le cose che mi piacciono, studiare, scrivere molto di politica, fare i libri, occuparmi molto di formazione. Con il Laboratorio Democratico abbiamo ormai dei centri di formazione politica in tutta Italia, sto sempre in mezzo ai ragazzi e devo dire che, contrariamente a quello che si pensa, ai ragazzi piace la politica. Ai ragazzi non piace la male politica, o non piace la politica di cui non riescono a capire il senso. Del resto c'è un fatto su cui dobbiamo riflettere. Ma perché i ragazzi fanno tanto volontariato? Perché i ragazzi aiutano la Caritas, stanno nelle parrocchie a fare attività sociale e invece non vengono nelle sedi dei partiti? I ragazzi possono essere coinvolti in attività che richiedono anche molto tempo, se ci credono. Se ritengono che attraverso la loro attività possono cambiare le cose, possono aiutare qualcuno, possono vedere i risultati del proprio lavoro. Ecco, se la politica riuscisse a dare di sé questa immagine, che stare in politica, dedicare ora alla politica, non significa perdere tempo, ma significa fare un investimento del proprio tempo per cambiare le cose, io credo noi avremmo molti ragazzi. Noi abbiamo fatto finora una decina di corsi di formazione, che non sono corsi destinati a formare dirigenti politici, perché se non ci sono i partiti è inutile fare, come dire, preparare la carriera politica. Ma abbiamo fatto dei corsi per far capire che cosa sono le politiche pubbliche, perché i ragazzi possono orientare e capire a fronte di una decisione politica chi ci guadagna e chi ci perde. Ebbene, io trovo i ragazzi molto interessati a questo tipo di attività. Mi è capitato addirittura in alcuni corsi che dopo, insomma, normalmente con la cena finisce la giornata lavorativa, i ragazzi mi hanno chiesto, no, ma proseguiamo la discussione dopo cena. Beh, questo significa che noi abbiamo delle enormi risorse nel mondo giovanile per parlare di politica, per formare non politici, ma soggetti che siano nelle condizioni di svolgere un ruolo di cittadinanza attiva. E naturalmente per fare tutto questo bisogna crederci. E poi però i ragazzi non verranno mai in partiti i quali sono delle consorterie chiuse e non si potranno identificare mai con una classe politica che assumono come una classe politica di infimo livello. In sostanza è curioso che noi chiediamo, rivolgendoci al mondo giovanile, di prepararsi, di fare carriere scolastiche eccellenti, di primeggiare e quindi di rendere competitivo il paese, quando poi nel mondo dei partiti, nel mondo della pubblica amministrazione, l'eccellenza non è un valore, ma addirittura rischia di essere un disvalore. In una battuta, pensa ancora a un suo impegno politico attivo? Soltanto in queste forme. Grazie. Io credo che non ogni cosa
ogni cosa, ogni responsabilità al suo tempo. Io non credo di dovermi scommettere in attività elettorali. Credo però che, almeno se le condizioni me lo consentono, continuerò a fare politica appunto in questa forma, formazione, discussione pubblica, incontro con le persone. Grazie onorevole Andò. Grazie a voi. Grazie a chi ci ha seguito da casa, appuntamento con l'intervista la prossima settimana con un nuovo ospite. Non ci sono notizie o aggiornamenti rilevanti dell'ultima ora. Termina qui la prima edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo alle previsioni meteo. A voi tutti grazie per averci seguito. Vi ricordiamo il nostro sito www.raitv.it. RaiTV è anche su Facebook e su YouTube. Seguite anche il nostro canale. Buon proseguimento di pomeriggio. Grazie. Appuntamento con il meteo, le previsioni del tempo in Sicilia del 2 marzo, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari mossi, le temperature da 4 gradi a Enna a 20 a Siracusa, a Catania e nell'Interland la minima 12 gradi, la massima 19.